E ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vado a recensire per voi un altro prodotto utilissimo per gli amanti della panificazione della pizza, uno tra i tanti prodotti che sono già andato a recensire e che vi lascio qui nel mio canale. Iscrivetevi al canale, link in descrizione di questo prodotto, che è una cassetta per panetti della marca Genius Day. Ci sono diverse diatribe su Amazon su queste cassette. C'è chi la ordina e dice che gli arriva un'altra cassetta, chi gli arriva con uno scalino, chi senza, diciamo, ci sono diversi commenti. Io devo dire che tramite il link che vi lascio qui sotto di Amazon sono andato a colpo sicuro e ho acquistato questo prodotto che vedete qui davanti a voi. Vi mostro innanzitutto il marchio, se si riesce a vedere. Genius Day, non è evidente, ma se mettete magari un attimo in pausa lo vedete. Quindi innanzitutto ci deve essere il marchio Made in Italy, prima cosa. Le sigle, vediamo se si vedono, forse un pochettino in questo modo. Vabbè, questo simbolo ci indica che è adatta per appunto l'uso alimentare, quindi diffidate da prodotti che non hanno questo simbolo perché non vanno bene a contatto con gli alimenti. Come vedete, un coperchietto che presenta delle guide per il quale voi lo andate ad appoggiare e si incastra, quindi si muove. Chi dice magari no, ma non va bene, non appoggia bene, appoggia. Non entra aria, però comunque considerate che non è ermetico, quindi non è una chiusura ermetica come se voi andaste a mettere non so, una pellicola in modo aderente. Si chiude, quindi io quando ci metto i panetti della pizza e chiudo per far maturare, comunque di evitare l'impasto, non c'è alcun pericolo che entri aria e si secchi eccessivamente l'impasto, però ovviamente non è una chiusura proprio ermetica al 100%. Però come vedete è appoggiato e quindi per il fatto che è appoggiato c'è comunque questa chiusura, ok? Quindi la mia recensione è sincera al 100%, quindi serve più per aiutarvi. Tra l'altro, guardate qua, c'è anche questo scalino che secondo me, se andate a prendere un'altra cassetta, potete appoggiarcela sopra, quindi impilarla, perché vedete questo è il fondo e secondo me si possono mettere una sopra l'altra. Andiamo a vedere la parte dentro. Ovviamente c'è lo scalino, non c'è lo scalino, non c'è nessun scalino, quindi quando andate a prendere il vostro impasto, stavo facendo cadere la telecamera, quando andate a prendere il vostro impasto non avete nessun problema di scalini, quindi andate a prendere e via. Ancora un po' sporca di farina perché sono andato ad utilizzarla giusto ieri e devo dire che è veramente comoda. Le dimensioni quali sono? 30x40 x 10 cm. Mi raccomando, attenzione, perché effettivamente su Amazon ci sono diversi prodotti che sembrano magari simili ma poi vi arriva la cassetta diversa. Questa è davvero ottimale e ve lo dico perché anche, guardate, lo spessore è davvero ottimale, non è leggerina eccetera, cioè se metto la mano dietro si vede davvero, vabbè che c'è la luce dietro, però non è sottile, quindi guardate, non la vedete la mano adesso che l'ho messa dietro, so che non è proprio un test ottimale, però per farvi capire che è spesso. Invece ci sono certe cassette che davvero sono semi-trasparenti, questo vuol dire che la usate magari per un po' di tempo, poi si spacca o si deforma. Invece con questa devo dire che mi trovo davvero bene e ne ho recensite anche delle altre. Magari adesso, per non dilungarmi con il video, faccio un altro video dove vi mostro quelle più grandi e quindi potete ospitare altri panetti. Ah, dimenticavo, quanti panetti si possono mettere? Beh, questo dipende molto dalla quantità di panetti, dal peso del singolo panetto. Comunque calcolate che io per starci tranquillamente ce ne metto 3, 6 e 9, quindi 9 panetti da circa 200 grammi ci vanno benissimo e anzi è utile avere una cassettina così
contenuta, perché poi cosa succede? Avendo una cassetta molto ampia, quando i panetti aumentano di volume, se si trovano tra loro, diciamo, appoggiati, tendono a rialzarsi e quindi anche, diciamo, meglio, non si distendono, non si appiattiscono, mentre con una cassetta ampia tendono magari un po' ad appiattirsi. Questo secondo me potrebbe anche influire un pochettino, quindi la preferisco rispetto a quelle più grandi, o comunque anche quelle più grandi, dove potete anche pensare come cassette quelle più grandi che recensirò a breve, dove potete appunto ospitare anche, non so, baguette o altri tipi di lavorazione che richiedono appunto uno spazio più grande. Ottimo prodotto anche in termini di prezzo. Link in descrizione di Amazon. Se avete qualsiasi domanda, non esitate a porvela.